Fino a qualche giorno fa gli interventi per incendi da parte dei vigili del fuoco erano il 70% in meno rispetto al passato. Solo ieri però ce ne sono stati una quindicina, il più importante a Larino, in un canalone, una vasta area. Caldo e vento non aiutano. Dal 20 luglio è partita la campagna antincendi boschivi con l'accordo con la regione, come ha spiegato il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Campobasso, l'ingegnere Marcello Lombardini. Prevede sia per il comando di Isernia che per il comando di Campobasso la presenza di una squadra aggiuntiva costituita da 5 uomini dislocata per Campobasso a Termoli, invece Isernia credo che l'abbia dislocata ad Agnone. In più per entrambe le province anche la presenza di un DOS, un direttore operativo dello spegnimento, che insieme a un TAS, che è sostanzialmente un esperto di topografia, verificano la presenza degli incendi e comunicano con le sale operative. Diretto il contatto con la sala operativa unificata permanente della protezione civile a Campochiaro. Vigili del fuoco sono partiti da Campobasso e Isernia per aiutare anche nell'emergenza incendi in Calabria e ieri in Puglia sono andati pure in Emilia-Romagna. Uomini e mezzi dunque impegnati sempre H24 e così sul territorio molisano, tra interni operativi oltre 200 in provincia di Campobasso e 150 in quella di Isernia. E noi abbiamo dislocato sul territorio due partenze operative qui a Campobasso, una partenza più una squadra di appoggio, quindi potrebbe essere una botte o altro mezzo similare, autoscala a Termoli, più un'altra squadra a Santa Croce di Magliano. A questa va aggiunta, quindi questa forza fresca, queste forze aggiuntive che sono rappresentate dalla campagna boschiva, quindi la squadra boschiva. Massima l'allerta e il controllo sul territorio, gli incendi dolosi sono puniti con pene severe, l'appello è quello di avere comportamenti coscienziosi. Gli incendi di cui parliamo sono degli incendi difficilmente legati all'autocombustione, per cui sfatando questo mito che seppur probabile, una probabilità di accadimento bassissima, a volte questi incendi sono provocati dagli atteggiamenti che cagionano un incendio, dall'atteggiamento umano che può essere un'imperizia. Le regole da rispettare sono sempre le stesse, mai buttare mozziconi di sigaretta nell'erba, non parcheggiare con marmitta calda dove ci sono sterpaglie, mai fiamme libere se non in aree attrezzate, occhio alla pulizia delle aree agricole. Così come la pulizia dei propri fondi, che è importantissima, soprattutto nelle zone particolari, fare delle fasce, le cosiddette fasce parafuoco, in modo tale da, se nell'estrema sintesi c'è un incendio da qualche parte, questo non deve propagarsi anche alle altre parti. Volevo ringraziare tutto il personale sia del comando di Campobasso, della direzione regionale e del comando di Isernia, che in questo momento di difficoltà, di impegno, invece che andare in ferie, aggiungono dello straordinario e quindi sono presenti.